Jam TV. Era un affermato dirigente d'azienda, ma la musica è sempre stata la sua grande passione. E così Angelo Malatesta, qualche anno fa, con sprezzo del pericolo, ha voluto mollare tutto e ha creato uno studio alle porte di Milano che, non a caso, vista la sua straordinaria passione per i Queen, ha chiamato Innuendo Studio. Oggi agli Innuendo si può fare musica, si possono registrare album o provini, si può fare le prove con le proprie band o addirittura frequentare dei corsi. Ma è soprattutto lì che Angelo coltiva la sua grande passione per la sua band preferita e per il suo idolo Brian May, di cui sfoggia con grande orgoglio una replica paro paro della sua leggendaria chitarra. Angelo ci ha raccontato tutto questo e anche molto di più perché, tra le altre cose, è uno dei responsabili del Mercury Phoenix Trust, cioè l'organizzazione che, per volere specifico di Freddie Mercury, aiuta tutte le persone affette da AIDS. Allora, la passione per i Queen nasce un po' prima delle loro apparizioni, diciamo, ufficiali in Italia, che poi in realtà è stato il famoso Sanremo dove cantarono in playback Radio Gaga con Freddie che si arrabbiò tanto del fatto che fosse in playback e quindi teneva il microfono come se fosse un'asta a sé, ma non ha quasi mai cantato con il microfono davanti. E, diciamo che quell'anno fu anche l'anno dove poi fecero a settembre i due concerti, gli unici due italiani al vecchio Palasport, dove ora c'è San Siro, era di fianco a San Siro, non esiste più come struttura. Io li vidi lì, mi interessai prima loro perché mi piaceva la loro musica, qualche disco già l'avevano, qualche vinile, e mi aveva colpito la forza, soprattutto del Live Killer come album, che era quasi punk, no? Come sonorità, proprio altro era che i Queen di Radio Gaga, no? Molto anni 80, perché poi sintetizzatori, eccetera. E colsi l'occasione, avevo una ventina d'anni, nell'84, qualcosa di più di 20 anni, andai a vedere due serate. E lì nacque, più che la passione, proprio, so che è una parola forte, ma quasi l'estasi, paradossalmente per la band, ma soprattutto per Brian May, perché mi impressionò tantissimo il suo muro di suono e l'effetto stereo del palco quando si mise a fare i suoi assoli con la chitarra, con suoni stranissimi che sembrava sintetizzatori, ma in realtà era una chitarra, con i suoi giochi di delay, perché lui ha appunto, no, questa, se si è creato questo modo di suonare in quei pezzi tipo Brighton Rock, con dei delay a ritardo a 800-1600 e con uno che esce clean, pulito. Quindi ha queste tre, diciamo, ripetizioni date da questi ritardi, con i quali poi lui crea le sue armonie, perché poi il suono la voce dei Queen è inconfondibile, ma lo è anche la chitarra dei Queen. Quindi di Freddie in quei concerti in realtà non si può dimenticare nulla, nel senso più che cosa si ricorda, perché ti prendeva completamente il palco. Io l'avevo visto in qualche video che girava in televisione all'epoca e si vedeva che era un personaggio, che era forte sul palco. Vederlo era tutta un'altra cosa, perché era un vero frontman. Forse ce n'erano pochi allora di frontman come ce n'erano, cioè come lo intendeva lui sul palco, no? Cioè non era il cantante che saliva e cantava. Lui catalizzava l'attenzione di tutti, era veramente trasformista, istrionico, ha fatto un paio di cambi di costume, mi ricordo, e ha giocato un pochettino a duettare col pubblico, un pubblico italiano che, insomma, nell'84 noi avevamo un tipo di musica italiana che, è inutile negarlo, non aveva nulla a che vedere con la musica dei Queen.
Nonostante tutto ci fu una risposta del pubblico, cioè lui cantava le sue canzoni e la gente le cantava con lui. Io ricordo un Love My Life cantato veramente dal pubblico e rimasi un po' lì perché è vero che erano canzoni dei Queen, canzoni conosciute, ma non per un pubblico italiano. Quindi lui dai primi momenti, ricordo che aprirono il concerto con Terry Tappa come canzone. Fu subito, a parte, è una canzone che ha una bella botta, no? Come si dice tecnicamente, è molto forte e il pubblico ha iniziato a cantare e saltare subito. Da lì sino alla fine ai grandi successi. C'era una set list molto bella, secondo me una delle più belle, anche più bella di quella che poi fu forse il più grosso successo live, diciamo, a livello di vinile, che c'era un VHS dell'epoca che fu Wembley. Lì c'era una setlist che richiamava anche molti pezzi dei primi anni Queen, che poi per definizione andando avanti col tempo non potevi più suonare più di 2 ore. Quindi quello fu senz'altro una cosa che colpì, ma non solo me, tutti i presenti nelle 2 serate. La chitarra originale nasce dal fatto che negli anni 60, quando lui voleva avere una chitarra elettrica, non poteva permettersela. Aveva giusto qualche sterlina, qualche pound per potersi comprare il pick-up ed è stata l'unica spesa fatta per costruire lo strumento. Tutto il resto è materiale di riciclo, possiamo dire, no? Erano scarti o comunque si è messo a smontare qualcosa che aveva in casa. Quindi lui e il papà hanno Per esempio. disegnato questa chitarra. Per esempio la leva del ponte, del tremolo, l'aveva fatta con un vecchio ferro da lana di sua mamma. I bottoncini del capitasti della tastiera della chitarra con dei bottoni in madreperla. La tastiera è un pezzo storico del caminetto di quercia che avevano in casa e avevano smontato. Alcune molle della stazione del ponte arrivavano da pezzi di biciclette e motociclette, quindi è veramente una cosa fatta in casa, come proprio la concepiva lui come idea di suono, perché è una chitarra molto particolare. Innanzitutto puoi accendere e spegnere il pick-up che ti serve, quindi c'è un on-off per ogni pick-up. La soluzione dei pick-up è montata in modo tale che agendo sulle controfasi, che solitamente una chitarra non le ha, ti crea ulteriori sfumature di suono. Quindi è uno strumento completo. Adesso al di là che per suonare i Queen chiaramente è lo strumento giusto, ma può essere usato per suonare qualsiasi cosa. Questa è una replica per quanto possibile abbastanza fedele, me la sono regalata per un mio compleanno tondo tondo, non lo dico, però erano tanti. E ho tentato di farla il più vicino possibile a quella che è la vera chitarra. Successivamente a questa chitarra, 5-6 anni fa ho avuto l'opportunità di contribuire nella traduzione del libro di Brian, della sua Red Special. Ho seguito la parte tecnica, la traduzione in sé l'ha fatta Raffaella Rolla, una grande amica che ha pensato di coinvolgermi e la ringrazierò perché a vita per questa cosa, perché è stato anche il modo poi per in qualche modo riuscire a interloquire con Brian perché seguiva passo per passo i capitoli della traduzione. Perché è un libro che parla sì della sua chitarra, ma parla anche tanto dei suoi affetti verso il padre, perché l'hanno costruita assieme, e poi della sua vita da musicista e anche delle sue paure, perché parla del concerto fatto per il giubileo anni fa, dove lui aveva suonato God Save the Queen sul tetto di Buckingham Palace, con tutti i problemi di ritardi che aveva nel suonare, perché aveva chiaramente una base che lui sentiva chiaramente portata sopra con dei monitor mentre lui suonava, aveva dei millisecondi di feedback, cioè non era veramente tutto come doveva essere per un ascolto che uno suona dal vivo. E quindi quel capitolo lì, che è quello che a me piace di più del libro, spiega veramente le sue paure e sembra di leggere le paure di qualsiasi persona che sale sul palco la prima volta, no? E quindi leggere un'emozione così da lui, che per me è un mostro, ma è comunque riconosciuto un grandissimo chitarrista, lo rende ancora più umano di quello che è, nonostante la grande umanità che ha. Allora, Brian suona sul palco ancora la stessa chitarra che costruì con suo padre nei primi anni 60. È stata restaurata
Poche volte, tra l'altro, perché diciamo, il grosso lavoro è stato fatto qualche anno fa, prima che uscisse il libro, perché poi il libro riporta tutte le fasi e tutte le fotografie, anche delle radiografie fatte alla chitarra per capire come era stata costruita all'interno, eccetera, per essere poi rimontata nello stesso modo. Tant'è che le prime manutenzioni della chitarra le ha sempre fatte lui. Se la rimontava e se la rimetteva a posto da solo. Si è fidato. Poi di un paio di giutai chiaramente affidabilissimi e se l'è risistemata a nuovo perché era veramente ci sono le foto prima dell'intervento sul libro e si vede come era veramente conciata, cioè i pick-up erano completamente erosi dalla famosa monetina, perché una delle caratteristiche del suono dei Queen e di Brian è che suona la chitarra con le monetine da 6 pence che sono tra l'altro fuori conio. Ma sono queste monetine qua, fondamentalmente. Il suono dell'attacco della moneta sulla chitarra è completamente diverso da un plettro normale. Tutte caratteristiche che, tornando un attimino a quello che si diceva prima, mi hanno riportato a farmi piacere, a farmi amare particolarmente la band e il chitarrista, no? Poi, quando hai in una band quattro personalità così forti, no? E geniali, perché è vero che Freddie viene sempre visto come il frontman, il grande cantante, ma era anche un ottimo pianista. Lui aveva una formazione da college, lui suonava benissimo anche pezzi di chitarra, di pianoforte classico. Deacon era un chitarrista passato al basso. Taylor aveva tutto un suo stile nel suonare che sono sfumature che se uno inizia a conoscere le riconosce nel sound dei Queen, no? Tipo il Charlie molto aperto, il pestarlo sul 2 e sul 4, cioè tutte cose che hanno fatto sì che i Queen, anche se non li conosci, comunque sai che se ascolti due o tre pezzi sono di quella band. E direi che è vincente per qualsiasi artista avere il marchio di fabbrica. Thank you.